Buonasera, siamo arrivati così alla terza sera di 7 righe per 7 sere e arte per 7 sere. Questa sera espone la giovanissima artista Carmen Fantò, che è praticamente nata a Roccella, però formata a Siderno, al liceo artistico di Siderno. Le sue opere parlano a prima vista. Comunque do la parola adesso a Carmen, così ci esporrà meglio. Buonasera, mi ha già presentato il presidente. Io sì, sono di Roccella e ho fatto anche l'Accademia di Belle Arti a Reggio. Come vedete dalle mie opere, ecco queste in particolare state vedendo adesso, però anche come quelle che ci sono dopo, a me piace inserire nei miei lavori un'esplosione di colore. Mi piace esprimere così, ecco, il mio mondo, ma anche esprimere il mondo in generale, anche quello degli altri. Mi piace proprio attraverso il gesto utilizzare il colore, esprimere il mio stato d'animo. Come vedete però in questo particolare invece, in questo dipinto sulla tegola antica in terracotta, anche rappresentare i vicoli dei particolari dei paesi più caratteristici. Il colore viene esteso in maniera diversa, anche il colore della terra. Qua invece rappresentare anche le donne e i fiori, quindi il mondo femminile, anche qua molto colorato, in questo caso dal senso dei capelli, come se ci fosse il vento che glieli sposta, e quindi è pensierosa, si lascia trasportare dai pensieri, dal vento, con lo sfondo qua anche il fiore delicato. E quindi mi piace proprio mischiare il colore e renderlo delicato, ma nello stesso tempo anche con vari contrasti. E anche qua, ecco, questo è Pentedattilo, vicino Reggio, dalle foto, ecco, anche dal vero, parto da delle foto mie e poi le rappresento sulle tegole, in questo caso, ma anche sulle tele oppure sul legno. Qua ho voluto fare una tecnica mista utilizzando la foglia d'oro e anche qua con vari colori sul legno, con i colori acrilici. Anche questo è come fosse un'onda del mare che si mischia alle onde dei capelli, anche qua sempre molto colorato, una donna. Mischiare anche vari materiali, ecco, quindi il legno insieme alla tela, anche qua una donna pensierosa. Che si lascia trasportare, insomma, dalle emozioni, anche queste altre. E queste invece sono una via di Placanica, invece quest'altra qui di Matera. Quindi mi piace anche andare a fare, cioè durante i miei viaggi, fare delle piccole rappresentazioni. Vedo molte donne. Sì, anche le donne infatti, mi piace sempre accostarle ai fiori. Sì, perché anche i fiori mi piace molto, molto rappresentare, anche stilizzati o anche più veri. Troviamo un'altra opera di là, come nell'altro caso, però in quel caso era una donna. Qua troviamo anche delle onde con il cavallo che si sviluppa, quindi dalle onde qua si sviluppa poi la testa del cavallo. E qua c'è sempre in bianco e nero col grigio, però anche nelle onde ho voluto mettere un tocco di colore. Quindi ecco questo. Quindi stasera sì. Quindi fino a quando c'è il libro, insomma, fino alle 23 saremo qui. Ringrazio molto voi per avermi invitata, quindi con molto piacere. E noi siamo contentissimi di averti qua. Grazie. Felicissimi di averti a 7 libri per 7 sere e soprattutto, diciamo, aver dato l'opportunità ad un artista del Madrid di esporre in un luogo pubblico, e questo lo facciamo in maniera sistematica ad ogni manifestazione di 7 libri per 7 sere. Stasera al libro? Stasera il libro sarà una pietra miliare e dominio di Deramo, Marco Deramo, la guerra dei potenti contro i poveri, contro i sudditi. E questo è davvero qualcosa di straordinario, perché ci disvela un mondo di meccanismi che rendono i cittadini non cittadini ma sudditi.
questa sera davvero c'è da aprire le orecchie. Vi aspettiamo. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie mille, arrivederci a tutti.